due parole di presentazione, introduzione all'attività di domani, che consiste nel creare una simulazione di orbita della Terra attorno al Sole. Una simulazione è, come dire, una tecnica. Qui la usiamo per illustrare un concetto che già noto, ma in realtà nella ricerca è una risorsa ormai indispensabile. Non è un caso che lo sviluppo dei computer, dei calcolatori, sia portatili, cioè personali, che di sistema, cioè grandi macchine, prende l'avvio da necessità di tipo di ricerca avanzata. Riuscire a calcolare l'orbita di un pianeta o di un satellite o di un razzo è una cosa tutt'altro che semplice e ha comportato lo sviluppo di tecniche di calcolo che sfruttano i calcolatori. Okay. Nel caso semplice della Terra e del Sole, la cosa si può fare anche a mano, ma è un caso particolare. E già se ho all'inizio del Novecento, per darvi un'idea del problema, il re di Norvegia mise in palio un premio e avrebbe dato un sacco di soldi al primo studioso che avesse trovato l'analogo delle orbite ellittiche per il pianeta attorno al Sole nel caso di più di due corpi. Cioè sono il Sole e la Terra, so che la Terra gira su un'orbita ellittica e buonanotte. Ma se ne ho tre corpi di massa comparabile, cosa succede? Per tre corpi di massa comparabile è stato dimostrato che non esiste, cioè ha vinto il premio un ricercatore francese, un fisico matematico. Non esiste l'assunto di un'analitica, non c'è una formula risolutiva. C'è, ma è uno sviluppo in serie con un'infinità di casi. Quindi già con tre oggetti non riesco a scrivere una formula semplice che dica qual è l'orbita di ciascun corpo. Nel caso del sistema solare perché è facile? Perché il sistema è dominato dalla massa del Sole, gli altri oggetti è come se quasi non influissero sul sistema solare. Quindi necessariamente devo usare un calcolatore. E l'uso del computer in fisica, ma anche in altri ambiti della ricerca, è sempre più massiccio. C'è proprio adesso un ramo di fisica, ma fisica computazionale, questa se volete è un'esercitazione di fisica computazionale. Cioè crea un sistema al calcolatore dove metto dentro la fisica che conosco e lo studio per trovare evoluzioni o risposte o a domande che altrimenti non potrei fare. Faccio l'esempio semplice. Se voglio studiare il moto del pendolo, che è uno dei sistemi fisici più studiati nei licei, eccetera, se vado in laboratorio non posso farlo a prescindere dalla presenza dell'aria, perché non ho una camera a vuoto. E quindi le oscillazioni sono smorzate per effetto dell'aria. Se voglio vedere cosa succede senza aria, o tolgo l'aria dalla stanza, oppure ricreo al computer una situazione in cui l'aria non c'è e vedo cosa succede. Quindi mi dà la possibilità di studiare fenomeni e situazioni decisamente difficili da fare in laboratorio. Oppure se voglio studiare un sistema stellare che ha una scala evolutiva di 2 miliardi di anni, è chiaro che non lo posso fare dal vivo. Devo usare una simulazione. Ok? E questo è un strumento fondamentale nella ricerca attuale in fisica. Nel nostro caso,
La simulazione comporta almeno due grandi blocchi. Bisogna risolvere due problemi. Il primo, un problema di calcolo. Cioè devo avere a disposizione degli strumenti che mi permettano di fare i calcoli. Strumenti teorici e pratici. Il secondo è come rappresentare i risultati del calcolo, cioè se volete la parte grafica. Normalmente prima del ormai 20 anni fa il calcolatore ti dava una serie di una tabella di numeri, non poteva fare altro. Con quelli uno costruiva i grafici in sede separata. Adesso ci sono linguaggi di programmazione evoluti che fanno i calcoli e li usano per fare i grafici. Il grafico può anche essere animato, quindi rappresenta anche l'evoluzione temporale del sistema che studia. Questo lo fanno invece i linguaggi evoluti. Il tipico linguaggio evoluto utilizzato in fisica computazionale è il Fortran. Che è un acronimo che significa traduzione di formule, in modo tale che il computer le esegua. Questo originariamente non aveva routine grafiche, penso che le ultime versioni ce le abbiano. Noi non usiamo questo, usiamo Java, che è un linguaggio evoluto, che include entrambi questi strumenti. Okay? Per riuscire a, ma questo dico cose che sicuramente sapete già, per riuscire a istruire la macchina bisogna che parliamo la stessa lingua. Quindi per far eseguire alla macchina determinati calcoli è necessario che parliamo la stessa lingua, e la lingua è il linguaggio di programmazione, che come ogni lingua ha le sue regole, che vengono chiamate sintassi. Ok? Che vanno rispettate, perché se uno non rispetta le regole di comunicazione la macchina non fa quello che uno vuole che faccia. La macchina è una macchina, esegue ordini, non inventa niente. Quindi devo dare gli ordini in modo semplice e chiaro. Il linguaggio di programmazione traduce in linguaggio comprensibile alla macchina un algoritmo. L'algoritmo, se volete, è la generalizzazione del concetto di formula. Qualunque procedura atta a risolvere un problema è un algoritmo. Gli algoritmi che la macchina può eseguire devono avere due caratteristiche. Devono essere formati da istruzioni elementari oggettivamente eseguibili, cioè non soggettive, quindi chiunque le esegue fa le stesse cose, e devono essere in numero finito. L'algoritmo somma tutti i numeri naturali non è eseguibile, perché è semplice, non è soggettivo, ma è senza fine. Nessuna macchina lo esegue. L'algoritmo trova il regalo di compleanno di tua sorella non è un algoritmo eseguibile da una macchina, perché è soggettivo, dipende da chi è tua sorella. Se lo fa una persona c'è un risultato, se lo fa un altro non è. Ok? È soggettivo, giustamente, è quasi non fosse così. Quel tipo, quei due algoritmi, quelli soggettivi e quelli infiniti, non sono eseguibili. Ok? Trovare l'algoritmo che risolve un problema è il passo più importante. Poi come farlo eseguire alla macchina viene dopo. Devo sapere quali operazioni mi servono per raggiungere lo scopo desiderato. È tutto chiaro? Perfetto. Posso cancellare? Benissimo. Qual è il nostro problema? Il nostro problema è il seguente. Abbiamo un sistema stellare molto semplice, formato dal Sole e dalla Terra,
che interagiscono mediante, anzi siamo un po' più su, mediante la forza di gravitazione universale. E voglio vedere come evolve questo sistema, cosa fa la Terra. Di cosa ho bisogno? Beh, siccome voglio vedere come si muove la Terra, quando parlo di moto ho bisogno, le variabili fisiche coinvolte sono immediatamente posizione e tempo. Quindi mi serve una variabile che mi dica quanto tempo è passato, a che volta siamo. Dopodiché mi serve, siccome il computer in realtà non fa un vero e proprio moto fluido, ma come nel film, produce una serie di fotogrammi più rapidi di quanto il nostro occhio non sia in grado di catturare, quindi noi percepiamo moto fluido, ma in realtà si muove a scatti. Lo scatto tempo, come anche quando fate un filmato col cellulare, ci hanno fatto che fare una serie di fotografie molto rapide, una ogni trentesimo, quarantesimo, cinquantesimo di secondo, poi le metti in sequenza. Okay? Un'altra variabile più importante è il salto temporale tra un fotogramma e il successivo. Più piccolo è questo, migliore è l'effetto che otteniamo, ma più pesante è il calcolo. Dopodiché ho bisogno di una posizione. In generale abbiamo già visto che l'orbita è planare, quindi mi basteranno due coordinate, la x e la y. Avrò bisogno di sapere come cambiano, quindi le due velocità. E avrò bisogno di sapere come cambiano le velocità, quindi le accelerazioni. Qui interviene l'algoritmo principe, l'algoritmo base della simulazione. Cioè qual è il meccanismo fisico che fa sì che la Terra si muova come si muova? È la legge di gravitazione universale. Unita al secondo principio della dinamica. M piccolo è la massa della Terra. Per nostra fortuna possiamo semplificarla. Ok? Quindi dipenderà da G, dalla massa del Sole e da dove sta il nostro pianeta. Questa in realtà è un'approssimazione, cioè una semplificazione un pochettino eccessiva, ma per adesso lasciamo così. Il Sole, che ha una massa di centinaia di migliaia di volte più grande della Terra, lo mettiamo al centro del nostro sistema di coordinate, perché per avere X e Y, in realtà X e Y cosa sono? Sono coordinate in un sistema. Bisogna definire il sistema. Prendiamo l'origine del sistema nel Sole. È una scelta comunata, ma una scelta di comune, una scelta semplice. Okay? Quindi il Sole avrà coordinate 0, 0 durante tutta la simulazione. Dopodiché su T, sulla massa M della Terra, agisce una certa forza, quindi un'accelerazione. Ok? Ricordo che sia coordinate x e y, questo è il raggio R, distanza dalla Terra. Ma qui abbiamo bisogno delle due componenti, perché studieremo il moto nelle due componenti separatamente. Quindi la componente x dell'accelerazione, il vettore che ottengo proiettando sull'asse delle x dell'accelerazione, che è questo. Quanto misurerà? Beh, qui ho un triangolo rettangolo, questo è a y, quest'angolo misura alfa, a x sarà l'accelerazione per il coseno di alfa, l'angolo che il raggio vettore della Terra fa con l'asse delle x. Però non mi conviene usare un angolo, perché dovrei introdurre una variabile in più. È molto meglio ricordarsi, e sicuramente l'avete fatto in goniometria, come è definito l'angolo in coordinate cartesiane. È uguale alla scissa del punto
diviso la sua distanza dal centro. Quindi la nostra accelerazione lungo l'asse dell'x misura l'accelerazione, tutto il vettore, per x su r. Idem per la y. Però nella y avrò il seno e quindi ho y diviso r. Ma la a, vi ricordo, da qui otteniamo che l'accelerazione vale meno g massa del sole diviso la distanza al quadrato, che in questo caso vale 1, il versore r vale 1. E questa è l'intensità dell'accelerazione. Meno è dovuto al fatto che punta verso l'origine. Di conseguenza la componente x dell'accelerazione la scriveremo come meno g m grande r alla terza per x. R per r alla seconda fa r alla terza x. E questo diventerà meno g m r alla terza y. E questo dovremmo farlo per ogni fotogramma. Ogni volta che la Terra si muove, questa va aggiornata. Prego. L'algoritmo chiave, posto che l'accelerazione la calcoliamo in questo modo, l'algoritmo chiave che ci risolve il problema è quello di frammentare un moto, l'idea avuta da Newton. E qui in teoria, in realtà, la matematica che farete il prossimo anno vi permette di avere una soluzione analitica. Ma in generale, se non ho un modo di risolvere analiticamente il problema, lo frammento in tanti piccoli pezzettini. E diciamo che tra questo istante e il successivo, quindi che lo spostamento sia questo, assumo, faccio finta, approssimo, un moto avente accelerazione uniforme. Cioè, faccio in modo che lo spostamento sia talmente piccolo, quindi questo numero deve essere piccolino, in modo tale che questa grandezza non cambi più che tanto. Cambierà, ma diciamo che il cambiamento è piccolo. Se a x e a y non sono tanto variabili all'interno di ogni passo temporale, allora il moto avviene in accordo con le relazioni che avete visto per il moto uniformemente accelerato. Cioè la coordinata x vale quella iniziale. Iniziale significa prima che passi questo tempo, più la velocità di lungo l'asse delle x iniziale per il tempo trascorso, più un mezzo dell'accelerazione, che è questa, per dt alla seconda. Questo vale per ogni intervallino di tempo. Questa è la posizione prima che passi delta t, e questa è la posizione dopo che passa delta t. E poi si ripete, in y ovviamente è uguale, e dopo si ripete per ogni passaggio da un fotogramma al successivo. Ok? Qual è il prima, qual è dopo? Questo è iniziale e questo è quella finale. D'accordo? La velocità ha un comportamento analogo. La velocità dopo che è passato il tempo delta t sarà quella iniziale più l'accelerazione per il tempo delta t. Idem per y. Questo algoritmo, che sfrutta i valori iniziali come se fossero costanti, si chiama algoritmo di Euler. Ed è quello che viene citato anche nel film Il diritto di contare. C'è uno più potente, che però vedremo più avanti. Forse riusciamo a vedere domani. Questo non è quello ottimale, attenzione. Euler era svizzero, mi pare. Quello che vedremo è di Verlet, che era un francese.
Una domanda? No, tutto chiaro fin qui. Quindi la chiave di volta qual è? È quella di applicare queste relazioni per passare ogni volta da un fotogramma successivo e così facendo ricostruire il mondo della Terra. Tutto chiaro? Nel concreto, posso cancellare questa parte, nel concreto come avverrà tutto questo? Beh, utilizzeremo i dati che conosciamo, cioè G che ci serve qua dentro, 6,67 per 10 alla meno 11 newton per metro al secondo diviso chilogrammi al quadrato, M massa del Sole che è diciamo approssimativamente 2 per 10 alla 30 chilogrammi. Solo che se facciamo così, il tempo in secondi e le posizioni in metri, quindi le posizioni della Terra saranno dell'ordine dei 150 e rotti milioni di chilometri, un numero difficile da gestire in una simulazione. Conviene cambiare l'unità di misura in modo tale da poter vedere tutto e in tempi umani. Possiamo stare un anno in laboratorio per vedere la Terra che gira, non possiamo fare in tempo reale. Conviene fare cosa? Beh, le coordinate, quindi le lunghezze, conviene esprimerle in unità di gigametri. Dieci alla nove metri. I tempi in giorni, quindi 24 per 3.684.000 qualcosa, non mi ricordo più, fatemi controllare. Dovrei averlo scritto proprio sulla lezione di oggi. E la massa del Sole in massa della Terra. In questo modo posso cancellare qua sotto. E che senso la massa del Sole? La massa del Sole è in unità di massa terrestre. Invece che chilogrammi, la massa della Terra è 1, una unità. Posizioneremo la Terra all'inizio di un punto importante. Cominciamo dall'afelio, cioè del punto più lontano dal Sole. Perché questo? Beh, perché ha un valore tabulato, se andate sul sito della NASA lo trovate, è molto facile. E inoltre in questo punto la velocità vettoriale della Terra è perpendicolare al raggio, quindi abbiamo solo componenti in Y e non in X, ci servono meno dati. La distanza dal Sole all'afelio è 152,1 per 10 alla 11 mi pare 10 alla 6 chilometri, 52 milioni di chilometri, quindi 2 viene in gigametri circa 1,52 per 10 alla 6, 3, 9, 10, 11. Ok? Dopodiché la velocità in giorni, quindi gigametri al giorno,
questa, in questo punto, è di dal primo velatore in metri al secondo, è 2,93 per 10^3 metri al secondo, delle nostre unità di misura è circa 2,93 gigametri al giorno. E se mettiamo insieme G ed M, il prodotto G per M delle nostre unità di misura, quindi i metri in chilometri, quindi tempo in giorni, la massa in masse del Sole, viene circa, fammi vedere dove l'ho scritto, 992 per gm, il prodotto g per m. Ok, un po' troppo lento. Comunque, con questi dati, ripeto, con i dati della Terra alla Fellio, inizieremo la simulazione, quindi diremo al computer: fai i calcoli, avanza di uno scatto la variabile temporale e aggiorna tutto, immaginando che il moto sia un moto uniformemente accelerato. Ok? Fatto questo, il computer va avanti. Se non incontra errori di sintassi, cioè se abbiamo scritto come dovremmo scrivere, non ci darà errore, spero. Però abbiamo necessità di vedere che cosa sta facendo il computer, che rappresenti, ti prego. 20 secondi. Circa 2 km, 1000. Sì, 3 km al secondo. Perché usiamo i gigametri? Perché così hai un numero, okay, compatibile con la tua unità di misura della posizione. Abbiamo utilizzato la scala delle lunghezze tipica del sistema solare. Puoi usare i metri, che è un numero enorme. Okay. Come rappresentiamo i risultati? Un altro passetto indietro, scusate. Qualunque calcolo io faccia, qualunque algoritmo io abbia, conoscete il teorema di Bem-Jacobini? Allora, qualunque algoritmo, cioè qualunque procedura, non necessariamente di calcolo, ma di qualsiasi tipo, eseguibile da una macchina, c'è un teorema molto potente che è la base di tutta l'informatica, ha queste caratteristiche. Lo posso sempre scomporre in tre strutture fondamentali. La sequenza, una istruzione dopo l'altra, il ciclo, cioè un blocco di istruzioni ripetute diverse volte, e l'alternativa, cioè verifica se vale questa condizione, prendi questa strada, se non vale, prendi quest'altra. Qualunque, tutti i programmi che agiscono sul vostro cellulare sono costruiti sulla base di questi tre mattoni fondamentali: sequenza, ciclo, alternativa. Poi, dopodiché, il come vengono combinati questi si chiama complessità dell'algoritmo. Un algoritmo è tanto più complesso quanto sono più numerose le operazioni elementari che richiede. Un algoritmo semplice ha poche istruzioni elementari. Poche strutture elementari, ok? Combinando questi tre riusciamo a far calcolare quello che ci serve al computer. Come lo facciamo rappresentare? C'è tutta una
serie, un'area di software che si incarica di mostrarci sullo schermo del computer quello che sta calcolando la macchina nella sua pancia. Se doveste fare un disegno, cosa fareste? Tipo, fai un disegno, tu la prima cosa che fai cos'è? Prendi un foglio di carta. Quindi ci serve una struttura che faccia da supporto al disegno. Quindi una finestra. Sul computer verrà aperta una finestra. O frame. Cornice o riferimento. In questa finestra, che è il contenitore della nostra simulazione, la parte grafica della simulazione, andremo a distinguere zone diverse. La prima è quella grafica per eccellenza, cioè un pannello che conterrà le immagini del sole, della terra, del cielo, di tutto quello che vogliamo metterci dentro. E questo è il primo passo. Dentro questo pannello diremo al computer: adesso mi mostri un cerchietto e lo colori, che ne so, di giallo, visto che il sole è giallo, che rappresenterà il sole, quindi lo metti nell'origine delle coordinate, gli dai il colore giallo, lo fai tondo, lo metti lì, basta. Quindi abbiamo degli elementi grafici con determinati attributi, cioè caratteristiche, posizione, dimensione, eccetera. Ma per far questo, per dirgli quanto è grande, dovremo tornare indietro e inserire nelle variabili di calcolo anche una grandezza che mi dice il sole è grande così. La chiameremo sun size. Come il linguaggio parla inglese, è utile utilizzare variabili inglesi. La dimensione del sole. Dopo gli diremo: mi piazzi un altro tondino nelle posizioni iniziali della Terra, anche quello tondo, magari azzurro, visto che la Terra è pianeta azzurro, nella posizione dell'afelio. In questa posizione con questa velocità iniziale. Dovremo quindi, ci servirà anche un planet size. Dopodiché dobbiamo fare in modo che il nostro pannello abbia coordinate fisiche sufficientemente ampie per farci mostrare tutto, perché se fosse grande, che ne so, 5 milioni di chilometri è troppo poco, non vediamo la Terra, non la vediamo. Quindi in unità, quelle di prima, avremo un R grande che sarà la scala. Se sono 150 milioni di chilometri, diciamo che va da 200, più 200 a meno 200. Se no non avremo niente. Dopodiché potremmo anche mettere qualcosa di sfondo, ma questa è una finezza che lasciamo quando il programma sarà funzionante e basta, non servirà. Quando il programma va in esecuzione, se incontra errori di programmazione, mi dice: guarda che l'errore, qui c'è un errore, questo non posso eseguirlo. Allora, la programmazione tipica è quello: mi dimentico un punto e virgola. In Java ogni istruzione, come in Pascal, finisce col punto e virgola. Se non gli do il punto e virgola, l'istruzione non è conclusa, lui non sa cosa deve fare. Ok? E lui ti dice: guarda, qui manca qualcosa. Allora, si va, si corregge, si rimanda in esecuzione. Normalmente la prima stesura del programma ha il tasto auto.